Irruzione della polizia nell'ex scalo merci abbandonato. La squadra volanti della questura ha effettuato un'operazione a sorpresa negli edifici lucchesi che si trovano a ridosso della stazione, denunciati due stranieri. La nave Open Arms in porto con 196 migranti a bordo, 14 sono minori, 80 rimarranno in Toscana, 71 in Piemonte, 30 in Umbria. Il sesto sbarco dall'inizio dell'anno al porto di Carrara. Una navetta gratuita fra il Palatucci e Piazza Santa Maria, ma gli stalli a pagamento anche di sera. Il Comune di Lucca cambia la strategia nei fine settimana fino ad ottobre per la zona della Movida. Lo sport, Nottolini come mina vagante che vuole ancora stupire. È iniziata la preparazione della squadra bianconera agli ordini della nuova coach Mary Malucchi, undicesima stagione consecutiva in B1 di volley femminile per le capannoresi. Da Giulio del Fiorentino in studio, Matteo Bedini in regia, ben trovati. Nuova edizione del TG Noi con la cronaca in primo piano, l'irruzione della polizia negli edifici dell'ex scalo merci di Lucca, ormai abbandonati e frequentati da criminali. La polizia ha denunciato due stranieri di 33 e 48 anni per occupazione abusiva di immobile. Entrambi gravitavano nella zona della stazione ferroviaria e le volanti hanno scoperto il loro riparo nella struttura dell'ex scalo merci a ridosso del parcheggio a pagamento tra la ferrovia stessa e la circonvallazione. Nell'ambito di un'operazione voluta dalla Questura di Lucca per frenare fenomeni di degrado che possono derivare dalla permanenza di soggetti dediti ad attività illecite che si nascondono in edifici abbandonati, i poliziotti hanno fatto un'incursione a sorpresa nell'area dell'ex scalo merci. All'interno sono stati trovati diversi giacigli di fortuna e soprattutto due cittadini stranieri, un marocchino e un libico, che sono stati denunciati per il reato di invasione di terreni ed edifici. Il cittadino marocchino è inoltre risultato irregolare, con diverse segnalazioni amministrative a suo carico per comportamenti inurbani, per cui a seguito del decreto di espulsione del prefetto è stato trasferito a Milano, scortato da personale di polizia. La politica, le nuove scelte per quanto riguarda la zona di Piazza Santa Maria, per quanto riguarda il traffico e la sosta. Ci saranno navette gratuite di collegamento con il parcheggio Palatucci, ma gli stalli blu saranno a pagamento anche dopo le 20. Tutto questo nei weekend fino ad ottobre. Sali sulla navetta, il centro ti aspetta. È questo lo slogan che accompagnerà il nuovo intervento del Comune di Lucca sulla mobilità, con l'amministrazione Pardini che mette in campo un provvedimento pilota teso ad incentivare lo scambio fra esterno e centro storico nelle ore serali, cercando di decongestionare Piazza Santa Maria, uno dei principali nodi di accesso al centro storico, e distribuendo la sosta auto su un'area più vasta e gratuita. Da venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 e per i weekend successivi fino al 1 ottobre parte un servizio gratuito di navette che collegheranno ininterrottamente dalle ore 20 alle 24 il parcheggio Palatucci con Piazza Santa Maria al ritmo di una ogni 10 minuti. L'altro provvedimento deciso dall'amministrazione è quello di prolungare sempre il venerdì, sabato e domenica l'orario dei parcheggi blu a pagamento di Piazza Santa Maria, Piazzale Martiri della Libertà, Viale Carlo del Prete e Borgo Giannotti. La sosta costerà 1,50 euro la prima ora, fino ad un massimo di 3,50 euro per tutta la serata. Dalla tariffa saranno esclusi i residenti con permesso per la ZTL in Piazza Santa Maria e i residenti a 12 B1 per l'area di sosta di Borgo Giannotti. Allora, intanto, come tutti avete visto, la riqualificazione di Piazza Santa Maria sta funzionando e sta funzionando bene. Proprio in quell'ottica abbiamo pensato di dare uno step successivo, cioè quello di dare una riqualificazione ancora maggiore e migliore e portare una miglioria aggiuntiva a quello che è il flusso dei ragazzi che ogni sera si vanno presso i locali a divertirsi e a fare la movida. Per fare questo abbiamo pensato di estendere il pagamento del parcheggio di Piazza Santa Maria, Piazza Martiri della Libertà, Borgo Giannotti e zone limitrofe a Borgo Giannotti, Piazza della Croce e le Traverse fino in fondo a Via Salicchi, quindi estendere la sosta a pagamento e pagarlo, fare procedere con un pagamento fino alle ore 24. La tariffa sarà una tariffa particolare, sarà una tariffa
che costerà 1,50 euro la prima ora, 1,50 euro la seconda ora e dalla terza ora 50 centesimi per un costo massimo di 3,50 euro. Però cosa diamo in cambio? Diamo la possibilità di raggiungere il centro storico in modo gratuito, in modo sicuro, parcheggiando la macchina al parcheggio Palatucci, e lì ci sarà una nuova navetta apposita che ogni 10 minuti prenderà le persone e le porterà in Piazza Santa Maria. Andiamo a Capannori. L'amministrazione Menesini istituisce il 5 settembre come giorno della liberazione di Capannori dal dominio nazifascista. La data è stata individuata relativamente al 1944 dall'Istituto Storico della Resistenza. Si amplia la via della memoria di Capannori in occasione del bicentenario del comune. L'amministrazione Menesini ha deliberato l'istituzione del 5 settembre 1944 come giorno della liberazione di Capannori, ricordando la data in cui i partiti antifascisti del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale nominarono l'azionista Giulio Mandoli sindaco di Capannori. Una data individuata sulla base di una relazione a cura dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea, che diventerà una nuova celebrazione annuale per la comunità in ricordo delle vittime civili e dei membri della Resistenza che in quei giorni dettero la loro vita per la patria. L'amministrazione comunale apporrà una lapide alla scuola primaria di Capannori in via Piaggia, che all'epoca era identificata come Casa del Fascio. Andiamo all'isola d'Elba. È stato domato nel pomeriggio un incendio, un vasto incendio fra i boschi tra Rio Marina e Porto Azzurro, che nella notte ha costretto a far evacuare 700 persone nella zona di San Felo, al campeggio Canapai. Si prevede il rientro degli evacuati nei rispettivi alloggi in serata. La nave dell'ONG Open Arms è arrivata nel porto di Carrara con il suo carico di migranti che adesso verranno distribuiti fra la Toscana, l'Umbria e il Piemonte. Un lungo applauso si è alzato dal ponte della Open Arms appena la nave dell'ONG ha accostato alla banchina del porto di Carrara. A bordo i 196 migranti salvati al largo delle coste libiche, tra cui 14 minori non accompagnati. Alcuni dei migranti sono stati trasportati al padiglione di Carrara Fiere in netto anticipo rispetto agli altri, dato che presentavano sintomi di scabbia, mentre due sono risultati contagiati da varicella. Secondo quanto riferito dal prefetto Aprea, la distribuzione sul territorio prevista dal Ministero è di 80 migranti in Toscana, 71 in Piemonte e 30 in Umbria, mentre i minori resteranno tutti insieme in una struttura della provincia di Massa Carrara. Per il porto Apuano si tratta del sesto sbarco di migranti dall'inizio dell'anno, giunto in uno dei momenti di massima tensione politica sull'argomento immigrazione, col ministro dell'Interno Piantedosi che ha accusato il responsabile immigrazione dell'ANCI, Matteo Biffoni, sindaco di Prato, di strumentalizzazione dopo la sua denuncia di una situazione ormai a collasso, specialmente per quanto riguarda i minori non accompagnati. Posizione condivisa anche dalla sindaca di Carrara, Serena Arrighi. Io ritengo che Biffoni abbia giustamente esternato quelli che sono problemi reali. Io credo che il governo abbia iniziato la sua amministrazione con in mente la chiusura dei porti che non è fattibile perché si tratta di arrestare un processo storico e così non può essere. Ad oggi gli sbarchi sono aumentati, è il momento di cominciare a organizzare al meglio perché altrimenti veramente ricade molto sulle spalle dei sindaci e dell'amministrazione locale. Quello che constato è che non si tratta di un'emergenza, si tratta oramai di un fenomeno storico che deve essere gestito in maniera strutturale, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza successiva agli sbarchi, perché gli sbarchi alla fine sono un momento preciso che può essere ben gestito, ma poi dopo queste persone devono permanere sul territorio in una maniera organizzata. Enogastronomia, arte, sperimentazione, con la fine del mese di agosto torna a Monte Carlo la festa del vino. Vino, buon cibo, ma non solo. Alla presenza del sindaco Federico Carrara è stato presentato il programma completo della 55esima Festa del Vino di Monte Carlo, un'edizione che dal 31 agosto al 10 settembre accenderà l'antico borgo con spettacoli, degustazioni di vini e prodotti locali, spazi espositivi, stand gastronomici e intrattenimenti per tutte le età. Roberto Forassiepi, rappresentante FISAR della delegazione di Monte Carlo e rappresentante anche della Proloco locale,
ha annunciato quindi il programma del Salotto del Vino e del Verde, luogo di incontro tra la cucina tradizionale e innovativa e il mondo vitivinicolo montecarlese, che si terrà, come sempre, presso l'Istituto Pellegrini Carmignani. Le serate saranno dedicate al fagiolo di Sorana, ai prodotti dell'Alta Garfagnana, al pescato della nostra costa e alle farine. Immancabili gli stand enogastronomici in Piazza d'Armi e la degustazione sotto le stelle in Piazza Garibaldi. Tutte le associazioni montecarlesi saranno presenti nell'organizzazione dell'evento, l'amministrazione comunale si impegnerà anche quest'anno nel cercare di rendere il più gradevole possibile a tutti i visitatori la visita del nostro splendido borgo e li aspettiamo dal 31 di agosto fino al 10 di settembre a degustare presso i nostri stand e presso i nostri punti di degustazione. Per gli amanti dell'arte, da non perdere, la mostra L'arte incontra il vino, curata dal maestro Pasquinelli, allestita all'ex chiesa della Misericordia. Per l'occasione anche la storica fortezza di Monte Carlo sarà visitabile su prenotazione. Domenica vi abbiamo proposto in diretta da Fiano di Pescaglia la messa solenne celebrata per festeggiare i 100 anni della chiesa di San Pietro Apostolo, la sera altri festeggiamenti con la processione. È stata una giornata davvero importante per tutta la comunità che vive attorno alla chiesa parrocchiale di Fiano, che domenica 20 ha festeggiato il centenario della sua costruzione e lo ha fatto con una serie di iniziative davvero importanti e ben riuscite. Al mattino la Santa Messa Solenne, animata dalla locale corale Don Aldo Mei di Fiano e Loppeglia, concelebrata dall'Arcivescovo di Lucca, Monsignor Paolo Giulietti, assieme al parroco Don Rodolfo Rossi e alla presenza di altri sacerdoti e trasmessa in diretta su Noi TV. La chiesa, completamente gremita, ha visto la presenza anche del sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti. Prima della Santa Messa, Don Rodolfo ha voluto ringraziare tutta la comunità per l'attaccamento alle iniziative e alle attività che gravitano attorno alla Chiesa. Un rappresentante del comitato promotore ha voluto invece ringraziare il Vescovo, il Sindaco e i religiosi presenti con alcuni omaggi. La sera poi, proprio dalla chiesa dedicata a San Pietro Apostolo, illuminata a festa, si è mossa la processione al suono della filarmonica di Aldo VIII, che ha raggiunto la Madonnina del Pianello per una preghiera alla presenza delle compagnie di Fiano, Loppeglia e San Rocco in Turrite, prima del rientro in chiesa. Come ormai tradizione, nel centro storico di Lucca, nelle ultime settimane di agosto, si celebrano le serate napoleoniche. Un appuntamento con storia ma anche musica e curiosità, tre serate con Napoleone. Nel chiostro di Santa Caterina, al Real Collegio di Lucca, ha preso il via il tradizionale evento estivo del progetto Da Parigi a Lucca, il gusto di vivere al tempo di Napoleone ed Elisa, ideato da Roberta Martirelli, realizzato nell'ambito del calendario del Comune di Lucca Vivi Lucca con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. Folto pubblico interessato per il primo appuntamento dedicato all'esercito a quattro zampe che faceva parte della Grande Armata, cani, cavalli e muli con storie tutte particolari. Sono tre appuntamenti molto diversi l'uno dall'altro, cioè attualmente è in corso la conferenza di Velia Gina Bartoli che tratta un argomento veramente sconosciuto ai più, cioè i cani che servivano praticamente nell'esercito di Napoleone. Ci sono una serie di cani che hanno addirittura ricevuto delle medaglie da parte di Napoleone o addirittura li ha fatti curare dal suo chirurgo di fiducia, quindi un rapporto un po' particolare. La seconda serata invece è una cosa un po' particolare, legata alla musica ma a un salotto borghese, non alla corte di Napoleone, cioè cosa si suonava in un salotto borghese, cioè voi sapete che non essendoci televisione né altro, praticamente le serate passavano giocando oppure suonando. E abbiamo coinvolto con grande piacere gli allievi del liceo musicale di Lucca, che quindi hanno studiato delle parti veramente strane. E l'ultima serata infine è dedicata al cinema, con la collaborazione col cinema, col Circolo Ezechiele, ed è la parodia che Woody Allen fa di Guerra e Pace, ed è un film molto molto divertente e quindi sarà condotto da Pier Dario Marzi come sempre, che è bravissimo, e quindi invitiamo tutti a venire a vedere. E adesso andiamo a Careggine, Apuana in festa con il palio del formaggio e del tiro alla forma.
A Buona in Festa è questo il titolo della manifestazione che si svolge ogni anno a Careggine e che vede sempre una notevole partecipazione di pubblico. Questa edizione è iniziata con la sfilata storica partita dal centro La Bosa e che ha raggiunto il cuore di Careggine per dare vita al tradizionale Palio del Formaggio. È proprio lì che abbiamo incontrato la sindaca Lucia Rossi. A Buona in Festa sono due giorni ricchi di eventi. Quest'anno in collaborazione con il Parco delle Apuane, ora sta passando il corteo storico, a breve ci sarà il palio, il tradizionale palio del Tiro della Forma, una tradizione per Careggine. Il palio è una gara di tiro del formaggio con una forma di grana poco inferiore ai 30 kg. Viene assegnato ad uno dei tre rioni in gara, rappresentati da squadre composte da tre tiratori riconducibili ai tre colori sociali. I Rossi, ovvero la parrocchia di Capanne Isola Santa, con Roberto Lazzurri, i fratelli Suffredini, Alberto e Rino. Gli azzurri del centro storico, quindi Careggine Centro, con Davide Merigi, Franco Panzani e Piero Pennacchi, al secolo Pianacci. E i gialli, che rappresentano la parrocchia di Capricchia, con Michael Conti, Marco Raboni e Fabio Angeli. Dopo una gara avvincente caratterizzata da un pubblico straordinario, mai così numeroso, la vittoria è andata ai gialli di Capricchia, che si sono aggiudicati il Palio 2023, realizzato dall'artista fornacina Sandra Vigali. Il tutto ha arricchito la 17ª edizione di Apuane in Festa, organizzata da Comune di Careggine, Parco Alpi Apuane, UC Garfagnana e Associazione Monte Sumbra, e che ha visto tante iniziative. Tra quelle più apprezzate le due serate gastronomiche dai sapori locali e la domenica la serata dedicata alle streghe. Chiudiamo con la pagina sportiva, andiamo a Capannoli, al Palapiaggia, dove è iniziata con la preparazione l'11ª stagione della Nottolini Capannoli. Stiamo parlando di pallavolo, stiamo parlando di serie B1. Da lunedì mattina è iniziata la nuova stagione dell'IMG Nottolini Capannoli all'11° campionato consecutivo in B1. Agli ordini della neo coach Mary Malucchi, coadiuvata dagli assistenti Innocenti e Lupetti e della preparatrice atletica Bianchi, la rinnovatissima squadra bianconera si è ritrovata al Palapiaggia in una giornata di caldo torrido. I primi giorni, e nello specifico questa prima settimana, saranno basati sull'aspetto psicologico e recupero dei fondamentali. Dalla prossima si passerà ai carichi fisici e al lavoro tecnico-tattico. Particolarmente contenta dell'approdo a Capannoli, la Malucchi prova a fare le carte al campionato. È un po' presto per poter fare delle valutazioni, perché le squadre, diciamo, sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, quindi dovremo vedere un po' le prime giornate per poter avere un'idea del valore reale di ogni formazione. Io spero siano formazioni che ci garantiscono di fare un bel campionato e mi auguro già dalle prime giornate di poterlo, diciamo, verificare. Roster profondamente rinnovato, 9 volti nuovi su 13 con alcuni innesti di livello e il graditissimo ritorno di Maila Venturi, la figlia di UPI, tornata a vestire il bianconero con genuino entusiasmo. Ancora non le conosco le squadre, so che noi siamo una squadra giovane però con tanta voglia di lavorare, quindi credo, insomma, che si lotterà per raggiungere l'obiettivo. Prima uscita ufficiale della nuova Nottolini venerdì 8 settembre ore 21 al Palapiaggia contro l'ambizioso Porcari, Serie C dell'ex Ilaria Battellino. Il debutto in campionato avverrà invece sabato 7 ottobre in casa con le romagnole dell'Angelini Cesena. Obiettivo stagionale: recitare il ruolo di mina vagante e migliorare il settimo posto. In fin dei conti, sognare non costa nulla. Bene, io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto, tra pochi istanti dopo la pubblicità la linea alla redazione di Viareggio per il TG di Viareggio della Versilia di Massa Carrara.